Nell'indifferenza ho visto crescere la speranza. Un frutto raro come i tuoi occhi, grandi, quasi come i tuoi grandi sogni. Appunti di viaggio che ho in me, perché questo in fondo è il mio mestiere. Contemplare i fiori del mio re. State ascoltando Petali nella burrasca, il cantautore Roberto Frugone si racconta. Io sono Federico Luciani, autore, attore, regista teatrale. Roberto, bentornato tra noi. Grazie Federico e bentornati a tutti. A tutti. E i fiori del re, questo è il brano di apertura di Appunti di viaggio. Sì. E inizia tu, com'è nata questa canzone? Perché me l'hai raccontato mentre stavamo un attimo prendendo le misure su questo podcast, era una storia interessante, racconta. Sì, è una canzone che ha un'origine curiosa, perché come scorrendo il testo si può facilmente osservare, fa continuamente riferimento al senso della vista, al vedere. L'idea di vedere ritorna tante volte, così come appunto l'organo adesso preposto, quello della vista, ovvero gli occhi. Uno inizia il viaggio e la prima cosa che fa è guarda fuori dal finestrino, esatto. Quindi ci sta. E tutto nasce dall'aver riflettuto su una cosa che è curiosa, che mi aveva detto un'amica, ovvero che si lamentava di avere gli occhi troppo grandi. No, era una lamentazione di tipo fisionomico, ecco, insomma, ma io ne ho approfittato per divagare, ecco, questa cosa succede sempre nella scrittura delle canzoni, e da lì partire. Le cose più belle nascono da dettagli. Esatto, è un dettaglio, no? Divagato però su un dettaglio. Perché il riferimento era semplicemente era convinta di avere gli occhi troppo grandi per la sua faccia, no? A parte questa cosa, che era anche all'epoca già abbastanza discutibile questa affermazione, io però ne ho approfittato, sono partito da questo dettaglio per scrivere una canzone sul tema del vedere, degli occhi e degli occhi che vedono il mondo. Però paradossalmente, e a un certo punto lo dico, lo confesso questa cosa, io faccio all'inizio proprio un elenco di cose che ho visto, no? Come se fossi questo grande esperto della vita, cosa che non ero affatto all'età. Ma lo dici, di 22 anni. Dici, ecco. Ammetti, ho visto ben poco del mondo, ne avevamo già parlato anche nella nostra puntata zero. Ho visto la notte crescere dentro, ho visto domande soffocare in un lamento, ho visto uomini sul rogo, ecco, cioè sembra, cioè, veramente i viaggi di Marco Polo, no? Cioè era, per fortuna, cioè, la quarta espressione in cui dico ho visto, cioè dico, attenzione ragazzi, ho visto ben poco del mondo, cosa che confesso umilmente che continua a permanere tuttora, ecco, nella mia esperienza personale, se non altro, però sono passati un po' di anni e quindi l'esperienza della vita, del tempo che passa, quella forse cambia un attimino le prospettive, oggi sarebbe interessante riscriverla, no? questo pezzo qua. E quindi a partire dall'idea del vedere del dove si posano gli occhi, la mia riflessione su ciò di cui è bello riempirsi questi occhi. Ecco, il senso un po' della canzone è questo. Grandi occhi per un grande sogno. Grandi sogni. Qual era il tuo grande sogno allora? La musica. Era la musica. Attenzione, la musica, ma non nel senso la mia vita senza la musica non ha senso, cioè, e altre banalità affini che si sentono spesso dire, no? Legate al mondo degli artisti che si occupano appunto di musica, ma nel senso che il mio sogno era quello, attraverso quest'arte che avevo scoperto, di potersi esprimere, ecco, questo forse era il grande sogno. Tu hai ancora degli occhi grandi, reputi di averne ancora degli occhi grandi con grandi sogni? Ma sì, dai, cioè lo dico anche qui, cioè senza, spero senza che non venga percepito come
vanagloria questa cosa, però sicuramente no, è una prospettiva, non è vanagloria, è una tanti sogni cambiano. No, perché lo sai, io sono un po', ce lo possiamo dire anche nel podcast questa cosa qua, sempre stato un po' ossessionato, magari no, però preoccupato di quest'idea che attraverso la narrazione, no? La narrazione delle canzoni, parlassi, mettessi troppo in mostra, no? Il narciso che c'è dentro ad ogni artista, no? E quindi ho sempre giocato molto a un po' esprimerlo, perché se non lo si esprimesse non ci sarebbe l'arte, ma nello stesso tempo a cercare di governarlo, perché se lo fai esprimere troppo, secondo la nostra idea assolutamente diffusa nella cultura occidentale, si imbizzarisce e quindi non lo controlli più, no? L'elemento negativo, su questo puoi dire tante cose a questo proposito. E quindi quando invece mi fai parlare di queste cose che tiriamo fuori, io ho sempre un po', appunto per questo motivo, il timore che innanzitutto annoino, possano annoiare le persone, e nello stesso tempo che in qualche modo ci si pavoneggi di tutto questo, no? E in realtà tu qua si racconta quello che si vive. Ecco. In realtà tu nella canzone qua, proprio in questa canzone tu scrivi: ho timore di ogni incontro, i miei sospiri li nascondo. Cioè, manco farla apposta, siamo lì. Sì, sì. Diciamo che quando scrivevo questa cosa nel 1996, che questa è la data di scrittura di questa canzone, dentro c'era anche tutto un mondo emotivo che era in continuo subbuglio, no? Come è quello di una persona di quell'età che si affaccia alla maturità, alla progressiva maturità, e quindi alla ricerca delle relazioni giuste per sé, degli incontri che fanno appunto per sé, e tutto questo mette in crisi, no? Vedi gente passarmi, ho visto tanta gente passarmi a fianco, reciti nell'ultima strofa addirittura, no? Quindi si sposa perfettamente con quel discorso che stai facendo, anzi si sposa perfettamente secondo me anche con quello che ci siamo detti mentre parlavamo di Controvento. C'è questa sorta di insicurezza. Non so, la trovi anche tu? Sì, assolutamente, che è quella del giovane che vuole dell'adolescente. dell'adolescente. Di un adolescente che sta cercando ancora la sua città, come abbiamo già parlato in Metropolis. E che non bisogna avere né vergogna né timore di continuare a conservare in qualche modo dentro di sé, perché l'adolescente è quello che poi ci fa fare le grandi ribellioni, che ci fa appassionare e lottare per un'idea di giustizia, che vede le ingiustizie. E l'adolescente dentro di noi è quello che è pieno di contraddizioni. Io sarà che sono un po' dalla parte dell'adolescenza, perché con gli adolescenti ho sempre lavorato accanto all'esperienza di artista, sempre praticato negli ultimi quasi 25 anni l'attività di animatore socioeducativo e poi di insegnante con principalmente gli adolescenti, quindi quest'età mi ha sempre terribilmente affascinato, forse perché in essa mi specchio per questo motivo e nello stesso tempo perché riconosco in questa età di transizione, no? Dove c'è tutta la tenerezza, la dolcezza dell'infanzia e nello stesso tempo la temerarietà della giovinezza con la prospettiva dell'età adulta. Cioè, l'adolescenza è bellissima per questo motivo. Sugli occhi mi viene un attimo da soffermarmici ancora, perché il tema degli occhi, sì, qua è centrale, però ho ripescato due citazioni da altre due canzoni che volevo un attimo ripescare, insomma, sono curioso, condividere come con sempre te. Perché ormai chi ascolta questo podcast si sarà progressivamente abituato.
fai dei collegamenti che stupiscono me per primo e di cui ti ringrazio. Ma perché allora, io venendo dal teatro, a me piace unire i puntini, no? E il regista teatrale, il suo compito è quello di unire i puntini cercando di che tutto abbia un senso. E qua è solamente una caccia al tesoro, ok? Grazie. Qua è una caccia al tesoro e unire i puntini chiaramente lo fai tu e io ti do gli input, no? Le due citazioni sono una da Un giorno sulla terra. Quello che hai sentito vorrei che diventasse brezza di un mare che apersponde due occhi così chiari. La seconda citazione è: ma al di là del colle c'è una terra d'oro, io salgo su ogni sera per vederla da vicino, lo sai, mi fanno male gli occhi, miei occhi. E questa è Prima della pioggia. Sì, che belli questi accostamenti che hai fatto sulla bellezza dei versi. Ovviamente io mi emoziono ascoltandoli, ma lo lascio giudicare al pubblico. Attraverso gli occhi, cioè si vede, non sono il primo che lo dice, si vede l'anima, no? Cioè sono il lascia passare per la nostra interiorità, no? E quindi negli occhi, gli occhi così chiari di Un giorno sulla terra non sono solamente un riferimento a degli occhi effettivamente di colore chiaro, ma vanno nella mia scrittura, quello che intendevo scrivendolo, vanno a rappresentare un'idea di tenerezza, cioè di gentilezza, di anche di fragilità che esprimono della persona, no? Quindi due occhi così chiari, cioè così, così fragili come siamo noi di fronte al cosmo, no? Mi viene da citare a questo proposito il titolo stesso del nostro podcast, che esprime un po' la stessa immagine, la stessa idea con un'altra immagine, certo. I petali nella burrasca. E allo stesso tempo hai citato una parte chiave di un'altra canzone per me importante, che è Prima della pioggia, in cui non si fa fatica a intravedere anche lì come citazione l'ermo colle di Leopardi, ok? Io salgo al di là su del colle c'è una terra d'oro. È una citazione indiretta, certo. Dell'infinito di Leopardi, no? Mi fanno male gli occhi, nel senso che vedo al di là di me, no? Vedo quel sogno. Ecco, cioè mi vedo l'infinito verso cui sono proteso. Ecco perché anche la citazione di Leopardi. Bello, bello. Hai qualcosa da aggiungere invece sulla musica? Perché con questa canzone qua tu getti un pochettino le basi su tutto l'album, no? Ha un sound molto anni 90. Sì, pop rock. Sì, diciamo che l'album Appunti di viaggio, come dici tu, getta un po' le basi di quello che poi sarebbe stato il mio stile musicale futuro. È la tua carta d'identità, la prima traccia dell'album. Esatto, che tuttora tante volte faccio fatica nel mio eclettismo, no, di interessi per generi diversi a compattare in una sola espressione, perché a me piace sperimentare diversi generi musicali. Ovviamente siamo sempre nell'ambito della cosiddetta musica leggera, no? Però mi piace spaziare dal rock, che avrei soprattutto toccato nell'album successivo. Arrangiamenti rock sono dentro A un giorno sulla terra del 99, e mentre poi l'album Ultreia del 2002 sarebbe stato caratterizzato più che altro da sonorità più di tipo etnico, folk, anche jazz, e poi sonorità orchestrali, l'incontro con il quartetto Dark nella Rosa di Venti di Venture, fino a giungere al sostanziale al pop folk, pop rock che pratico con la band, con la mia band da ormai una quindicina d'anni a questa parte, no? Quindi ho trovato sempre di più questo inquadramento musicale. Dentro da Punti di viaggio c'è già è un calderone, c'è un po' di tutto, no? Quindi mi piace sperimentare pop rock. Questo brano ha molta grinta quando parte,
E l'intero album è stato realizzato non con l'apporto di una band, ma con alcuni collaboratori musicisti, e io poi ho arrangiato tutto sfruttando alcune workstation, alcuni arrangiamenti pre-registrati dentro a delle tastiere con cui avevo prodotto questo primo album, che per tanti versi oggi suonerebbe come una demo, come una grande sì. demo. Bene, allora ascoltiamola sì. insieme. Grazie. I Fiori del Re. Mi vuoi dire, per favore, quale strada devo fare per uscire di qui? Dipende in gran parte da dove vuoi andare, rispose il gatto. Non mi importa dove, purché arrivi da qualche parte, disse Alice. Allora non importa nemmeno quale strada prendi, replicò il gatto. Purché arrivi da qualche parte, ripeté Alice come spiegazione. Ma da qualche parte arrivi di sicuro, disse il gatto, se vai sempre avanti senza fermarti. Fiori del mio re.